amiche, amici trans e gay, amici dello Xera, ben ritrovati. Sto andando a pescare alla Senna e speriamo di ingolosire qualche bel barbone. A dire la verità, volevo anche pescare cavedani, mi ero già preso una 9 metri fissa, che però ho già rotto. E quindi soltanto bolognese oggi. E comunque, ci torneremo bello presto a dettare legge. Ora vediamo un attimino come si presenta, come è, perché sono la prima pescata delle ferie del 2018. Ci sono 37 gradi, quindi insomma, potrebbe anche essere abbastanza impegnativa la cosa. Più tardi mi raggiungerà Daniele intorno alle 4, 4 e mezza, 5, e ci faremo un calasole violento, violentissimo, e vediamo un pochettino cosa esce. Comunque, roba da fondo, oggi andiamo roba da fondo. Barbie, carpe, per quanto le carpe ce le lasci tutte, perché non è successo che mi tiri fuori uno. Però noi non vogliamo mai. Sono quasi arrivato e ci vediamo più tardi dal luogo di questo. Primo barbetto. Bello. Primo barbettino della giornata. Non ho perso uno bello prima, ma sicuramente l'avevo preso da fuori. Dai, vediamo che siano entrati. Allora, ragazzi, piccolo aggiornamento. Merda, a parte quel barbetto, e poi vabbè, ho perso un barbo, ma sicuramente agganciato da fuori, e ho perso un cavedanello su 4 etti più o meno, non di più, pescando con dei lombrichi che mi ha lasciato un ragazzo gentilissimo, era qua a pescare prima di me, prima di noi, quello che avete visto già nel video. E poi, parlando, gli ho detto che non pescavo i cavedani perché non avevo un filo abbastanza sottile. Mi ha regalato anche una bobina di filo. Qui mi ha detto che ce n'era poco, ma tanto poco non ce n'è. Vabbè, e poi un grande, perché comunque ha portato via una bottiglia che avrei portato via io, che era dimenticata dalla specie di pescatore che c'era qua prima. Vabbè, dai. Comunque là, ho innescato il lombrico, vediamo un po' cosa succede. Sono andato un po' all'ombra perché oggi c'è da morire, è veramente mortale. Chi è questo losco figuro? Allora, finito di lavorare, ci ha raggiunto anche il mitico Dani. Ciao ragazzi. Che lui pescherà come? Pasturatore feeder. Pasturatore feeder. Ora io incollo i bigattini. E poi vediamo un po', perché visto che a bolognese non è che stia uscendo tanto, anzi. Ora magari, vabbè, speriamo che questa sia l'ora giusta. Sì, no, più che altro. C'erano quanti gradi? Fai quello che riesci a fare. Viene sempre fuori sta cosa. Stai dando il meglio di te e quello è, insomma, capito? Quanti gradi hai visto, segnato prima? 38, 37, okay. Un bombolo. Un bombolo. I pesci che ho preso, che ho toccato, erano bollenti. C'è l'acqua che deve essere proprio piscio. Va bene, ora prepariamo i bigattini. Allora, notate la nuova chiusura dei sacchetti di pastura a brevetto Dani Style.
Va bene, ora che la cosa più difficile è aprire questa cosa qua. Dai, dai, dai. Oh, ce l'abbiamo. L'ha chiusa col trapano. Ok, allora, bigattini qui. Ci diamo una sventagliata di colla. Tanto non l'ho pagata io, quindi abbondo. Che è di Daniele. Poi una remenata ai bigatti, in modo da non farli uscire dappertutto. Ancora un po' di colla che crepi l'avarizia. E poi cosa facciamo? Facciamo così. Tanto mi stiamo. E poi ci avviciniamo all'acqua, possibilmente senza caderci dentro. Urca miseria, infatti, guardate, stanno facendo un po' di massacro la rotola. E ci si bagna la mano e ci si spruzza appena appena, anche troppo. E ora si remena fino a che si attaccano. Vediamo dopo, perché con una mano mi viene veramente scorso. Allora ragazzi, so che potrei sembrare di parte, ma giuro che non è così. Incollaggio perfetto, mano bella pulita e bigattini belli incollati. Guardate che spettacolo, meraviglia delle meraviglie. Mi dispiace quasi darteli, Dani, te lo giuro, più che perfetti. L'ho incollati uno per uno. No, un chilo no. Allora, Daniele ha fatto una via di mezzo tra salsicciotto. Sì? Salsicciotto, ma che incollato. Chiama salsicciotto? Non lo so. Come lo chiama? Salamella? Ha fatto un misto ha fatto un misto fra. Vabbè, non lo so nemmeno io. Ora, l'importante è che funzioni. Bravo. Pastoratore, anti-tangle. Bracciolo cortissimo. Certo. Giusto? Certo. E ora provvederemo al lancio. C'è l'antitangolo che si sta muovendo, io te lo dico, che ora ti troverai il pastoratore fuori dal tubetto. Alla finita. Lo volevo. Proprio lì lo volevamo. Proprio lì. Lo volevo lì, non è quello. Allora, dai. E l'altra come la monti? Feeder. Feeder pastura, sempre bachi, poi bachi e pastura. Perfetto. E io ora vediamo, ho padellato 4-5 pesci poco prima che arrivasse Daniele, ora speriamo di continuare non a padellarli ma a prenderli, possibilmente. Ora gli rubo due bigattini incollati. Ragazzi, c'è stato un colpo di scena finale, perché avevo detto che le carpe non uscivano e invece escono anche loro. Io penso che sia la carpa più piccola del mondo questa, da Guinness dei primati. Ma comunque l'importante è averla vista. Ho visto un sacco di tocchettine del pelo. Dai che ti lascio andare. Dai, vieni su che ti lascio andare. Dai, forza. E siamo state, ha mangiato veramente male. Sembrava un'arborella Topo Gigio. Sembrava un'arborella Topo Gigio da come ha mangiato. Guardate che bella che è. Facciamo una bellissima foto. Ok, ci ha fatto divertire e quindi direi che la possiamo anche rilasciare. Va bene. Porca miseria. E niente, Dani, qualche tocchettina minuscola. Ma poca roba. Ma noi continuiamo, mica ci arrendiamo. Proviamo anche lo stratagemma del bigattino rosso.
le provo tutte. Il bigattino rosso. Famosissimo. E qui in Toscana si trovano bigattini gialli, rossi, bianchi, verdi, blu, di tutti i colori. Fantastici. E vabbè, proviamo e va bene. Poi proveremo di nuovo con l'ombrico. Nel frattempo laggiù c'è un signore che fionda come se non ci fosse un domani, ma anche lui non... tutta robetta, piccolissima. Vabbè. Dai. Siamo alla disperazione più totale. Insomma, per ora non regala niente di cappottone. Porca. No, vabbè. Cappottone no, io sono qua dalle due, però insomma. Sì, però. Sì, vabbè. Cappottino. Speravo. È vero che ancora è tutto buono, però. Sì, sì, ormai qua cominciano ad esserci 2 chili di bigattini in acqua. Le canne a fondo non si muovono. In fondo non c'è niente. Uno con la pastura, uno però non bolla neanche niente, perché di solito qui i cavedani bollano come se non ci fosse un domani, eh? Però ora cambiare con tutti i bigattini sul fondo mi girano le palle. No, non si cambia mai. Ormai si va avanti a oltranza. Si va avanti a, fino alle 8 quando fa buio, fino si tira le somme. Esatto. Allora, Daniele sta facendo 2 passate con la Bolo e io invece sono andato a tirargli su la canna feeder, perché abbiamo visto veramente una tocca esagerata. E ora, ragazzi, guardate chi è venuto a trovarci. Ragazzi, il Matsugoro in trasferta. Questo è il Matsugoro in trasferta. Bellissimo. Che adesso lo rilasciamo. Fantastico. No, no, io. Mi ha preso il cavedano. Cavedano io. Ma porca miseria. Ma pensate. Te l'ho detto che erano quelli lì che mangiavano. Vero. Non quelle merdine che dici te. Che questo come lo vedi? Nella merdina. Ah, no. Vabbè. Un chilo, quello è bello, sai. Hai capito? Ha preso il cavello. Però quando va sotto... Va. Però io ho preso il Matsugoro. Sì, il bavoso. Il Matsugoro un trasferto. Dani. Dai, il re dei barbi sei te, dai, alla fine. Il re del barbo. E il baffettino. Con la bolognese violenta. Sì, ma mezze seghe, come se piovesse. Sì, però quello. Dove non vedo. Da che parte? Niente, non ce la fai? Sì. Così facciamo vedere anche il rilascio in diretta. Pensavo fosse un cavedano. E invece era un bombetto. Chiaramente nel labbro leporino. Allora, ok, vai. Pronti per il rilascio? Via. Immediato rilascio. Certo. No. E via. Ecco. Non lo vedo molto in forma. No, bocchè. Eccolo lì, guarda, ha fatto finta. Fa finta. Fa finta, ma poi muore veramente. No. Dai, non è mica. No, infatti no. Ha slamato bene. Ah, quello lì, vedi che è partito. Infatti faceva bastardo, faceva la scena. Grande. Dai, almeno si è visto il barbietto, si è visto che ci sono. Sì. Pochissima attività per quest'ora, di solito qua è una bollata unica e continua. Dani, siamo arrivati alla fine. Già. Smontiamo. Sì. Perché sì. Perché domani io dovrei andare al lago di Tripoli, mi vado un po' a un po' di pastura per i pesci. Mi vado un po' a sfogare con gli amur e le carpe, che viene a trovarmi il mio grandissimo amico Piergi. E vediamo un po'. Noi rimanderemo l'appuntamento in Ambra. Sì. Al più presto possibile. Al più presto possibile. Dai. Ok, perfetto. A dopo, alla grande. Ciao ragazzi. Ciao. Ragazzi, che giornata. Caldo veramente allucinante.
allucinante. Però vabbè, niente. Io pensavo che uscissero più pesci da fondo, più barbi, più carpe. Adesso sono usciti due barbetti, uno l'ho perso, ma vabbè, sicuramente preso da fuori, come abbiamo già detto. Carpetta bonsai e un paio di cavedanelli, insomma, due paio di debiste, diversi, tutta roba così finita. E basta. Ma non ha preso niente nessuno, c'erano anche altri. E ha preso uno, un barbo bello, e l'altro un cavedano discreto. Poi non hanno più visto né una tocca. Ma come dice Ronnie, non hanno visto né manco una tocca. Però dai, Daniele a fondo, deserto dei Tarpe. Con Piergi mi rifarò alla grande e vabbè, poi bondo la settimana prossima cominceremo ad andare in Ambra a spaccare tutto il passo. Ciao belli.